Bentornati nel canale, sono Pietro VRN. Oggi un nuovo appuntamento su Farmers Life ed un nuovo episodio della mia serie. Ragazzi, nel precedente gameplay, se vi ricordate bene, mi ero ripromesso per l'appunto di dedicarmi nuovamente alla lavorazione sui campi e quindi avevo eseguito una bella aratura, una bella arieggiatura che di fatto mi ha consentito nuovamente di rendere nuovamente coltivabile e seminabile questo terreno, e quindi oggi mi prodigherò nuovamente in una bella semina su questo imponente terreno che poi successivamente, ragazzi, ho provveduto a sistemare anche nella recinzione, anche se nella fattispecie è uno steccato ancora che deve essere rifinito. Appunto devo completarlo con gli assi che andranno per l'appunto a ricomporre ogni singolo steccato, però almeno ho piazzato di fatto tutto ciò che fa in modo di essere il progetto di ogni singolo recinto. Almeno ho chiuso virtualmente come deve essere sistemato, quindi ho chiuso in pratica i contorni. Nel frattempo, con questa zappettina, stavo completando anche di eseguire qualche lavoretto di rifinitura, perché ovviamente il macchinario è molto sofisticato, quell'aratro che ho adoperato nello scorso gameplay, però chiaramente serve occasionalmente intervenire in manuale per migliorare qualcosa. Ok, andiamo a fare pure qua. Meglio all'interno. Ma direi che sono soddisfatto così, ragazzi. Ecco, qui magari fermiamoci un pelino, facciamo questo piccolo ritocchino ulteriore. Lì, per esempio, non posso intervenire, ragazzi, per un motivo molto semplice. C'è questa erbaccia che devo rimuovere con la falce. E allora facciamo una cosa veloce, ragazzi, molto flash. Allora, qui richiudiamo, così non mi... Ok, quindi questo non mi serve per il momento. Andiamo a prendere la falce. Ok. Andiamo a sistemare quella piccola zolla, giusto per essere precisi, ragazzi. E allora, dov'è questa erbaccia incolta che è cresciuta? Ai ai ai. E allora, vediamo un po'. Rimuoviamola, perfetto. E adesso sì che in questa zolla posso intervenire. Ah, si è semplicemente tolta, ma la natura comunque era già intervenuta, quindi non devo fare nulla. Vabbè, buono a sapersi. Ok, e a questo punto mettiamoci al lavoro, ragazzi. Non perdiamo ulteriore tempo. Io vado a togliermi di dosso tutto quello che avevo, perché ormai non mi serve più. Giusto per essere leggeri, quindi togliamo. Allora, innanzitutto la zappettina e la falce, e questo frammentino di erbetta. E prendiamo invece da questa parte un bel saccone da 200 unità di semi di frumento, perché oggi vorrei fare una bella semina di frumento. Ok. Abbastanza appesantito, ma non importa, perché adesso tutto questo frumento, ragazzi, io lo andrò a caricare nella seminatrice, perché oggi non voglio per l'appunto
continuare ad eseguire tutto quello che facevo nella prima stagione, cioè di seminare in manuale, ma almeno adoperiamo qualche nuova attrezzatura come quell'aratro che avevate visto nel precedente gameplay. Oggi una bella seminatrice. Allora, andiamo a caricare il trattore che beve come una spugna, ve l'assicuro, però comodissimo. E ci andiamo ad agganciare questo gioiellino, ragazzi, old, che ho acquistato a suon di sacrifici, però ne valsa la pena, a mio avviso. Questa bellissima seminatrice, che mi ricorda molto quella usata su Farmers Dynasty. E allora andiamo a caricare i semi di frumento. Apriamo e inseriamo per l'appunto 200 unità di semi di frumento. Agganciamo il tutto. Saliamo a bordo. E prima di mettermi in marcia devo accertarmi che, ragazzi, la seminatrice sia spenta. Direi di sì, quindi devo disattivare qui la semina. Quindi si alzano per l'appunto, ma adesso ve lo mostro meglio magari più avanti. Ok. Top, fermiamoci qua, apriamo da questa parte così sono con l'apertura verso l'esterno e mettiamoci per l'appunto in direzione del campo. Ripeto ragazzi, oggi 11 e 200 unità, adesso sono 199 perché avevo inavvertitamente poggiato l'attivazione della seminatrice che non ha un meccanismo di accensione o spegnimento, funziona solo se abbasso o alzo i puntini, per l'appunto i beccucci dove per l'appunto scende il seme, in buona sostanza, come Farmer's Dynasty. E detto ciò, entriamo in campo e cominciamo a lavorare. Non so se basteranno 200 unità di semi di frumento, in ogni caso ho preso un'altra piccola quantità giusto per rabboccare, ma vediamo un po'. Andiamo ad abbassare la seminatrice. Dovreste vedere, ora io mi metterò meglio. Comunque dovreste vedere per l'appunto i supportini che si abbassano. Ok. Proseguiamo. Sì, funziona. 97, 96. E nel frattempo facciamo anche due chiacchiere. Ragazzi, vi riporto un nuovo appuntamento qui su Farmers Life. Oggi gran giorno di semina. Ho deciso di piantare su questo bel terreno che mi ero preparato nello scorso gameplay. Dei semi di frumento che mi consentiranno chiaramente di avere un bel raccolto e siccome non volevo per l'appunto sfruttare la semina in manuale, ho deciso di, visto che ormai il trattore fa parte integrante dell'azienda, ho deciso di prendere possesso anche della seminatrice. La seminatrice old che subito mi è piaciuta tantissimo, però avevo qualche timore sul suo funzionamento, però alla fine con un minimo di attenzione e di test, chiaramente
ho capito come funziona il tutto e mi sto mettendo per l'appunto alla guida per eseguire per l'appunto questa bella semina di frumento. Che il terreno si sia ingrandito è sicuramente una scelta che covavo da tempo, è servito ovviamente minimo di lavoro, oltretutto per qua, questo progetto mi ha consentito anche di sfruttare uno dei mesi utili per la semina, quindi ho preferito rinunciare ad un mese di semina per sistemarmi per bene il terreno allargandolo e quindi di fatto. Ok, ci fermiamo qui perché ovviamente ho esaurito i semi all'interno della seminatrice, però ho altri semi qui nei paraggi, ragazzi. Ne ho presi un po' di meno perché non pensavo che 200 unità potessero bastare, ma non pensavo neanche di acquistarne oltretutto degli altri, perché tutto sommato ho cercato di limitarmi un po' anche nelle spese dei semi. E allora apriamo e inseriamo queste ulteriori 136 unità di semi di frumento. E rimettiamoci all'opera, i dentini sono bassi, ok. E proseguiamo. Quindi ragazzi, finché la seminatrice ha per l'appunto i beccucci di espulsione dei semi abbassati, e noi ci muoviamo, chiaramente la seminatrice andrà a deporre i semi, quindi funziona in questo modo. A me piace moltissimo perché oltretutto allora alziamo questa volta, quindi premiamo sì X per disattivare il meccanismo, ci sistemiamo bene. Adesso chiaramente l'ho steccato, crea qualche problema, ma è inevitabile, non potevo pretendere di avere molto spazio tutto attorno. E vediamo un po', direi di iniziare più o meno da qui. Riesco ad intuire più o meno dove ho seminato, anche perché nell'ultima patch, e qui magari parliamo anche dell'ultima patch, hanno anche migliorato, da quello che leggevo, visivamente il primo stadio di crescita di queste delle colture in generale, che prima non si vedeva, non si notava tanto. E allora abbassiamo e via. Ed effettivamente si nota molto molto di più rispetto a prima. Lo potevo solamente fare questo test adesso che è andata via ed è giorno per l'appunto di una bella riseminata. E allora vediamo un po' la visuale. Sì, direi che ho finito, ragazzi, non resta più nulla. Devo fare così per individuare visivamente se devo andare da qualche parte. Chiaramente ho già disattivato la seminatrice, quindi ho alzato nuovamente i beccucci di scarico dalla seminatrice. Ok, è stato fatto un ottimo lavoro e quindi me ne torno nuovamente in farm. Questo crescerà anche il frumento e farò una bella raccolta. Prima però di
uscire dal terreno, devo fare un ultimo controllo. Perché finora avevo seminato, ragazzi, delle colture che necessitavano di un certo periodo di crescita nell'ordine dei 2 mesi, però devo capire il frumento quante ne richiede. L'unica possibilità è quella di soffermarmi per l'appunto sul terreno, innanzitutto facciamo anche qualche screenshot anche qui e controllare per l'appunto lo stadio di crescita. Vediamo un po', frumento 95 ore, quindi richiede per l'appunto 95 ore, quindi tecnicamente sarebbero 3 mesi e mezzo, ecco. E allora, c'è ancora del tempo, allora come lo sfruttiamo, direte voi, questo tempo? Facciamo una cosa. Prendiamo il martelletto e qualche asse di legno, ragazzi, e io mi lavoro un po' di queste assi, cioè di questo steccato, magari vediamo di fare qualcosina. No, mi pare che il martelletto l'avevo posizionato qui. Poi andrò anche a bere. Anzi, facciamo una cosa. Mangiamo qualcosina, mangiamo una pagnotta. Ok, poi verrò fuori. Mentre da questa parte dovrei avere il martelletto posato da questa parte. Sì. Lo trasferiamo subito. Prendiamo anche qualche asse di legno e mi lavoro giusto qualche steccato così, perché mi devo cominciare anche ad organizzare in tal senso, quindi vediamo un po'. Quindi do un po' fondo a un po' di assi che avevo raccolto finora in tutti questi mesi, che mi sarebbero serviti nelle mie idee per organizzarmi per fare qualche struttura, però mi rendo conto che bisogna anche cominciare ad avere anche delle priorità, e adesso le priorità diventano per l'appunto la sistemazione di questo steccato. Allora, cominciamo da qui, ragazzi. Martelletto, che però è al 29%. Ai ai ai. Allora, andiamo subito dentro. Diamo le ramaie, perché mi sa che mancano anche le ramaie per risistemare. Ramaia, ecco qua. Diamo anche una di ramaia e andiamo via. È importante avere il martello riparato al 100%. Ok, adesso sì che posso lavorare per un buon numero di steccati senza dovermi fermare, perché per l'appunto il martello si è rovinato, si è usurato e non mi permette per l'appunto più di lavorare. E allora usa e cominciamo ad intervenire da qui, e le prime 11 assi sono andate via, quindi da qui inizia ufficialmente, ragazzi, per l'appunto il nuovo steccato. Facciamo anche questo e poi mi dedico dall'altra parte, così piano piano partiamo da questa parte. Qui ho fatto una porticina, quindi questo è uno steccato che ha richiesto anche l'utilizzo dei rottami. Anzi, forse ce li devo mettere i rottami, vabbè, lo farò dopo. Per il momento facciamo qua, continuiamo, e proseguiamo anche qui. Sono finite già gli assi, vabbè. Andiamo a prendere degli altri e mi procuro anche quei rottami, per l'appunto, quei 2 rottami che mi permetteranno anche di
Sì, il personaggio che deve bere, ok. Due, perfetto. Allora, portiamola a bere. Andiamo direttamente qui al pozzetto. Ok, e anche tu sei sistemato. Andiamo a prendere gli assi che mi servono per portarmi avanti anche con qualche ulteriore steccato, ma giusto perché la fase di semina ha richiesto meno tempo del previsto, quindi quasi quasi ne approfitto per portarmi avanti anche con questa attività. E per quanto riguarda lo steccato, c'è da dire che devo ancora risolvere un dubbio per quanto riguarda un'eventuale apertura centrale nella parte laterale. Valuterò. Allora, in ogni caso, qui mettiamo questi due. Ok, quindi adesso sì che almeno da questa parte avrò un'altra uscita. Piccolina, però comoda. Ok, richiudiamo. Proseguiamo qui. Adesso da questa parte. Così alterniamo, così piano piano, ragazzi, mi avvicino al capezzale, diciamo, di questo terreno, quindi facciamo anche qui e poi da quella parte, perché vorrei ancora capire come organizzarmi, ripeto, per andare ad aprire questo steccato. Io l'avevo richiuso così, ma non avevo ancora una mezza idea di quale tipo di cancellata andare ad inserire, quindi l'avevo richiuso così tanto a ritogliere magari uno o due steccati sotto forma di Non progetto, ricordo non ci metto proprio. niente. Ok, ma sicuramente metterò un doppio ingresso, più o meno da questa parte, così sarà la soluzione migliore. Allora, io direi che con la fase di piazzamento dei primi steccati, va già bene così, poi mi procurerò altra legna e proseguirò, ma ci tenevo a mostrarvi un po' come per l'appunto mi muoverò poi quando andrò per l'appunto a comporre il tutto. Nel frattempo guardiamo questa prima semina di questa nuova stagione qui su Farmer's Life, quindi oggi ho seminato per l'appunto il frumento, vado a richiudere così non entra nessuno. Nel frattempo qui il mio cagnolino sta morendo di fame, allora facciamo un'altra cosa che è altrettanto importante, vediamo di prendere un po' di carne e gliela diamo subito. Ok, quindi andiamo ad alimentare la ciotola. Ok, e anche tu sei sistemato. Qui poi andrò a sistemare anche la seminatrice, vedrò di piazzarla, ragazzi, in uno dei tre varchi di questo capannone. Nel frattempo il posto dell'aratro, già l'ho impostato qui, guardate che meraviglia questo capannone. Poi, vediamo un po'. Voglio anche controllare, ragazzi, lo stato della gravidanza della mia vacca qui. Vediamo un po' in che condizioni si trova. Apriamo, quanto manca ai vitellini. 0 mesi, quindi tecnicamente, ragazzi, se mancano 0 mesi, probabilmente nel prossimo gameplay ci saranno i vitellini, ragazzi. Ma non vi anticipo niente. In ogni caso, direi che
Posso anche fermarmi qui perché io ho esaurito per l'appunto le mie attività qui su questa giornata di lavoro. Che dirvi? Spero che anche questo ennesimo appuntamento qui su Farmers Life vi sia piaciuto. Io, come al solito, vi invito a lasciare un bel pollicione in su, iscrivervi al canale, lasciare pure un bel commento che fa sempre piacere. Noi ci ascoltiamo, ragazzi, la prossima volta e da parte mia. Ciao 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 ciao.